È un viaggio attraverso i 50 scatti tra serate in musica scolpite nella memoria di migliaia di fan da ottobre 2010 fino al giugno 2022. Ai mega eventi di Springsteen, Madonna e Cremonini allo Stadio Franchi si aggiungono i concerti di Jovanotti, Vasco, Morricone, gli Spandau Ballet al Mandela Forum, Ezio Bosso, Sixto Rodriguez e Sting al Teatro Verdi, Macy Gray e Fabri Fibra al Sashol, Noel Gallagher al Lobby Hall, fino ai live che hanno sancito la ripartenza del settore fermato dalla pandemia. Si chiama non a caso Because the Night, l'esposizione degli scatti dell'artista Marco Borrelli, allestita all'ex tipografia dell'Istituto Geografico Militare di Firenze fino al 26 di luglio. Pensata nell'ambito del Musart Festival 2022, l'esposizione, giunta alla sua quinta edizione, offre un nuovo tassello per la ricostruzione di una memoria collettiva della città che, grazie ai numerosi spettacoli realizzati nel corso degli anni, è diventata uno dei riferimenti principali anche della musica. In mostra anche una gigantografia di Enrico Enriquez Greppi, scattata durante il concerto al Tuscany Hall del 2015, un omaggio e un ricordo dell'indimenticata voce della banda Bardot a cui è dedicata questa edizione dell'Estate Fiorentina. La scelta è stata molto difficile, perché cercare di fare una sintesi di 12 anni di concerti è stato un lavoro molto, molto difficile. Ho cercato di raccogliere le più significative, forse anche in maniera istintiva è stata la scelta, cercando comunque delle similitudini o dei collegamenti tra cantanti, tra anni e tra generi di musica diversi.